Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Tanasi. Oggi parleremo di come fare discovery di nomi e di virtual host. Due parole su di me, mi occupo di vari progetti, Cuckoo Sandbox per l'analisi di malware, Malware che è un sito di analisi dinamica di malware, SecDocs che è un sito di documentazione di documenti inerenti alla sicurezza. Giro, che è un progetto di Image Forensics, e Hostmap, che vedremo dopo. Allora, dritti allo scopo del talk, visto che c'è poco tempo. Quando voi fate un penetration test, un assessment, una cosa del genere, la prima cosa di cui avete bisogno è conoscere il numero e la tipologia di input da andare a verificare. Quindi, ad esempio, in una fotografia del genere, quanti entry point avete? E questo è fondamentale per voi. Sapere che avete solo la porta sopra le scale o sapere che avete finestre e altre porte. Quanti di voi fanno un penetration test? Ok. La nozione base più importante di tutto questo talk è il concetto di virtual hosting. Spesso per risparmiare IP, cosa accade? Che voi avete una macchina, un host, con un bellissimo indirizzo IP, 420042, che espone dei vari servizi. Voi questi servizi li trovate in vari modi, tipo tramite sport scanning con Nmap, e scoprite che esistono, esempio FTP, HTTP. Voi ci andate a verificare, ad esempio, mettendo l'IP nel vostro browser, arrivate nella patch installato e vi beccate questo, il default virtual host, ovvero il virtual host, il sito che vi viene servito se voi ci andate tramite IP. Però spesso su una macchina che fa virtual hosting, che fa shared hosting, non è solo configurato il sito che risponde all'IP della macchina, sono configurati vari altri siti. Sito porno 1.com, sito porno 2.com, eccetera. Voi dovete avere la conoscenza di qual è il nome di questi siti per andare a visualizzarli correttamente, quindi a testarli. L'associazione di tutti questi nomi in azzurro con il nome dell'IP si chiama virtual host. Ok? È una cosa applicativa. Perché Apache, un servizio HTTP, può avere i suoi virtual host, che vengono banalmente chiamati siti web. Un servizio FTP può anche lui avere diversi virtual host e quindi rispondere in modo diverso, con cartelle diverse, permessi diversi, accounting diverso, in base a qual è il nome con cui voi ci arrivate, dove il nome è il nome DNS che infilate nel vostro client FTP. Ok? Quindi voi quando fate un penetration test, un assessment, in realtà vi viene data, se è black box, solo l'IP, voi sapete solo l'IP. Sta a voi riuscire a recuperare quest'altra parte in azzurro, che sono i nomi del virtual host. Ok, è chiara sta cosa? Benissimo. Quindi, come fare ad arrivare da un'IP che un cliente vi dà, ad avere la lista più possibile completa di tutti i virtual host che ci sono? L'idea principale è un processo di enumerazione fatto di vari step, cioè quello che avete voi è l'IP. Questo IP lo potete infilare in vari processi, che sono fare delle query DNS, utilizzare delle vulnerabilità che c'è la macchina in modo da avere una specie di lista degli host, name serviti da questa macchina, fare un brute force di tutti i possibili host name di questo mondo. Prima o poi qualcuno vi risponderà e scoprirete quale appartiene, oppure semplicemente utilizzare dei public database, dei siti internet, Google. O utilizzare delle applicazioni, magari ci sono certe applicazioni che se chiamate in un modo vi danno il nome della macchina. Okay? Utilizzare tutte queste tecniche che poi vediamo in dettaglio, ma l'importante è che capiate che sono diverse tipologie di tecniche tassonomizzate in modo diverso, per ottenere una lista grezza, impura, di nomi IP e
sia di IP e di nomi di macchina, che voi andrete a verificare. Ad esempio, se una tecnologia vi dà pip.com, voi dopo andate sul DNS, fate una query e chiedete a che IP corrisponde pip.com. Se vi dice 1.1.1, evidentemente l'informazione tramite la tecnica che avete usato è sbagliata. Se vi dice 42.0.42, l'informazione che avete ottenuto è buona, quello è un virtual host valido. Okay? Per cui poi andrete a testarlo. Quindi avete un processo di ricerca in vari modi che vi dà una lista grezza che voi andate a verificare. Dopo da questo esce la lista dei nomi applicativi buoni. Okay? Quindi partiamo dalla prima cosa, la più banale, l'enumerazione dei nomi tramite DNS. Perché se voi ci arrivate scrivendo pip.com nel browser, qualcuno il DNS l'ha configurato per forza. Ok? Quindi, varie tecniche. La prima, fate un reverse lookup. Facile, facile. Quello che vi dà come risposta è veramente uno dei possibili nomi macchina, perché è configurato sul DNS. Voi chiedete al DNS, scusa DNS, ma l'IP 111 a che nome corrisponde? Lui vi dice, o non lo so, oppure corrisponde a www.pippo.com, ad esempio. E questa è una risposta buona, però su un virtual hosting di 1.000 siti, voi ne scoprite uno che magari è il nome della macchina, capite che il vostro test ha ben poco significato, ve ne servono altri. Per cui andate un po' a fare un po' di guessing, cioè ci provate e vedete se il risultato che viene fuori è buono. Ad esempio, prendete i record NX del dominio, che vi dicono chi è il name server, chi è l'email server. Sarà un altro nome, andate a verificare, magari la stessa macchina che fa un po' tutto, fa virtual hosting, fa servizio mail, fa name server, scoprite altri nomi. Okay? Però queste sono già cose che vanno verificate. Provate sul name server, provate un trasferimento di zona. Se il name server è vulnerabile, adesso spero che non ce ne dovrebbero essere più nel 2014, ma vi assicuro che ogni tanto capita. Vi ottenete il dump completo di tutta la zona DNS. Poi ci sono i record SRV, quelli utilizzati per la service location, ad esempio per scoprire qual è il server jabber di un dominio. Sono molto utilizzati da Windows per ad esempio scoprire qual è il domain controller per un dominio. E negli ultimi anni se ne vedono parecchi di questi. E questi sono sulle principali. In realtà il DNS supporta un sacco di resource record. C'è una lista lì infinita, ad esempio ci sono quelli che vi danno le chiavi pubbliche per DNSSEC, insomma ce n'è parecchia roba. La prima cosa che può venire in mente a uno è sì, ok, ma se io ho il nome configurato nel DNS, io so che questo cliente qua è padrone del sito pippo.com, io basta che ci vado di brute force, provo tutti i possibili sottodomini di pippo.com, www1, www. www2, mail.pippo.com, li provo tutti e vedo quali corrispondono all'IP che a me interessa. Questa è una delle tecniche più utilizzate dai vari tool che trovate in giro che fa sta roba. Fanno delle semplici query A oppure AA per IPv6. Il problema di questa cosa è che ci mette un sacco di tempo, fate un sacco di traffico, se questi sono un minimo svegli, se ne accorgono, raggio sul numero di query che passa per l'ordine SSR, se ne accorgono subito. E sinceramente rischiate anche di tirargli, se siete in locale, tipo di tirargli sul DNS server. Se usate uno script ad alto parallelismo e gli script del cavolo fatti male su internet ce ne sono un sacco, è rischioso. Se volete proprio fare una cosa del genere, vi consiglio di prendervi una buona wordlist. Ve ne trovate di buone. E vi suggerisco di utilizzare quelle prese dalle statistiche dei nomi più utilizzati su internet. Ad esempio, Alexa pubblica una statistica, dei nomi macchina più utilizzati. Vi consiglio di utilizzare una cosa del genere. Poi, prelevati in vari modi, verificando, tutti i tipi di record più comuni utilizzati dal DNS System. E se avete voluto fare anche un po' di brute forcing, passate all'enumerazione
a livello applicativo, cioè a vedere quali nomi riuscite a tirare fuori dalle applicazioni. Ed è fantastico perché ci sono un sacco di protocolli e un sacco di applicazioni che per default, per design, semplicemente perché funzionano così, provate a pensare allo scambio di mail via SMTP come funziona, vi dicono l'host name della macchina nel banner che vi viene tornato indietro quando vi collegate al servizio. Per cui magari un ulteriore nome macchina ve lo riuscite a tirare fuori anche da qua, oppure un ulteriore virtual host, quello su cui gira il singolo servizio della posta, o altri, ve lo riuscite a tirare fuori da qua. Dopo ci muoviamo sempre a livello ancora più alto, nel dettaglio dell'implementazione applicativa. Una cosa tipica è nel giorno d'oggi la gran parte dei servizi dovrebbe essere cifrata, è vero, tutti voi avete servizi cifrati, e come lo sono fatti? Sono fatti tramite il protocollo SSL TLS, che prevede per design di darvi indietro un certificato X509. Se non sono fatti male questi certificati, cioè se non sono fatti di default, di solito hanno dei campi che contengono un hostname al loro interno. Esempio questo dell'aeroporto qua di Venezia, vi dice qual è l'hostname relativo. Un altro posto in più in cui voi potete tirarvi fuori un hostname. Ancora più in alto, direttamente nell'implementazione dell'applicazione, tralasciando i vari strati dei protocolli, e avete il fantastico mondo di come sono fatte le applicazioni. Avete web application che vi danno redirect ad altri siti, magari sulla stessa macchina. Quindi se voi seguite i redirect, vi tirate fuori altri hostname. Fate un crawling del sito web, magari vi tirate fuori altri hostname, di certo ve li tirate fuori, ve ne tirerete fuori anche a siti esterni, perché ovviamente un sito linka ad altri siti. Ma voi, come dicevamo prima, l'ultimo step è fare il check. Prendete la lista grezza e la verificate. E vi ricordatevi, comunque, gran parte dei protocolli fanno un leak dell'hostname, da SAP, Samba, NetBIOS. La gran parte dei protocolli per design vi dice qual è l'hostname della macchina o l'hostname del servizio configurato. Ovviamente chi non lo fa da subito, a gratis, magari lo fa se voi riuscite a triggerare un errore. Provate a pensare ad esempio ad Apache, voi lo mandate in errore e lui nella schermata di default sotto vi dice versione, se è mal configurato, oppure vi dice l'hostname e vi dice l'hostname. Ricordate, questi sono nomi per cui non è detto che siano configurati nel DNS. Vi faccio un esempio. Io nel mio sito web mi sono dimenticato di rimuovere dei vecchi siti di 10 anni fa. Non ho più rinnovato i domini, però quei siti sono ancora presenti. Se voi chiamate il mio server web utilizzando quel nome applicativo, lui vi serve ancora il vecchio sito, per cui non date per scontato che i virtual host a livello applicativo siano comunque configurati anche nel DNS. E questa è una cosa molto simpatica. Ovviamente potete fare brute forcing anche degli hostname a livello applicativo. Se voi prendete Apache e andate a fare brute forcing nel campo host, vi passate tutti i virtual host. Col solito discorso di ci vuole tempo, ci vuole una buona wordlist, rischiate di tirare giù la macchina, di fare traffico, di farvi beccare e via così, tutti i problemi del brute forcing. Se invece dovete essere totalmente stealth, utilizzate delle tecniche di enumerazione passiva, per cui cercate di non fare traffico verso i sistemi del vostro cliente, del vostro target. E qui negli ultimi anni c'è veramente da sbizzarrirsi, perché una volta, non so se vi ricordate, si usava tipo Bing con la dork IP per trovare tutti i virtual host. Adesso c'è una pleteora di siti che fa data mining, che raccoglie dati, che fa analytics, in cui veramente questa lista qua, io ho buttato giù le cose che mi vengono in mente, ma ce n'è tantissimo. Provate a pensare a tutti i vari internet census o internet scan di cui ci sono terabyte e terabyte di data available.
su certificati, su porte aperte, su servizi, su reverse DNS, oppure tutti i vari siti di DNS history, tipo Domain Tools, oppure Shodan, banalmente, o alcuni siti per malware analysis che vi danno informazioni di passive DNS, tipo anche VirusTotal lo fa ultimamente, in cui se voi mettete un IP e questo IP è passato per la sua sandbox, vi mostra i passive DNS data che ha raccolti. Quindi qua veramente ce n'è un sacco. Come fare questa cosa? Allora, tenete conto, quello che vi ho raccontato fino adesso è l'idea di come andrebbe fatto, di come lo fareste voi a mano se vi chiedono di farlo. Ovviamente non si impazzisce, esistono tool che lo fanno già. Della gran parte dei tool che ho visto e che ho usato in vita mia, la gran parte fa schifo, ma veramente schifo. Cioè sono poco più che dei piccoli script fatti da incompetenti che non sanno manco programmare. C'è un'integrazione per pochissime di queste tecniche in framework famosi tipo Maltego, Metasploit oppure Nmap, che però si limitano magari al brute forcing, al reverse lookup, non sono vere tecniche di enumerazione di hostname. Ce ne sono altri che fanno più cose, tipo FIRS o BileSuite o anche ReconNG, fanno varie cose, ma ad esempio l'enumerazione sul DNS la fanno con tutti i tipi di record. Però comunque non fanno tutto quello che uno può pensare. Tra questi tool non c'è un tool che fa tutto quello che si possa pensare. Un tool di questi che è Hostmap, lo scrissi io 3 anni fa, con l'obiettivo appunto di implementare tutto quello che 3-4 anni fa era lo stato dell'arte dell'enumerazione dei nomi. E all'epoca devo dire che funzionava discretamente bene. Adesso sono 3 anni che non lo mantengo, per cui non so neanche più se funziona con le versioni di Ruby che ci sono adesso. Il tool che vi consiglierei io, che bene o male è un rip in Python di Hostmap e di DNS Recon, che è quello che implementa la maggior parte di tecniche. Ed è scritto in Python, quindi è bene, ricordatelo. Finito, perché il tempo è poco. Se ci sono domande, se non avete capito niente, ricominciamo da capo. Sì. Certo. Sì, è vero, perché tu ti sei fatto firmare un documento dal cliente che ti autorizza a fare il penetration test, però tante volte capita che le macchine dei clienti non sono così sane, sono macchine vecchie, configurate male, e lui è ogni giorno lì nella riga grigia da i miei sistemi stanno per venire giù a morte totale. E stanno su solo perché non passa quella righina. Se quel giorno che tu inizi il penetration test ci sono quelle 200 query DNS al minuto in più e ci possono essere dei problemi, è la colpa tua, banalmente. Se fai il brute forcing su un server HTTP che è già carico di suo, perché magari ci gira un CRM, una cosa pesantissima, Dio sa, e tu vai lì a fargli una, due query secondo, magari questo viene giù. Già se gli fai una richiesta nel browser ci mette 3 secondi a risponderti, capisci? In teoria no, però non lo sai, devi sempre andarci con i piedi di piombo. Altre domande? Certo, una volta che hai trovato tutti i nomi applicativi, che è una parte dell'attività di information gathering che tu fai, dopo quando hai completato tutta la parte di information gathering, passi al testing vero e proprio. Cioè hai trovato che su un IP ci sono 20 siti web, vai a testarli tutti. Però se tu
di quell'IP hai trovato solo 10 siti web, i 10 altri non li testerai mai e non saprai mai cosa c'è sopra. Ma certo, il vostro concetto è che in un test dovete mirare alla verginità della Maria di testare il 100% degli input. Ovviamente non ci si arriverà mai, per come è fatto il software, per un sacco di motivi. Voi cercate di fare il meglio che potete. Almeno se ci sono 30 siti su una macchina, cercate di beccarne 28. Anche perché poi il cliente vi dice, scusa, ma com'è che te me ne hai segnati 5, io ce n'ho 30? Di test hai fatto? Cioè, questa è una cosa stupida, su cui magari rischiate di giocarvi tutta l'attività. Perché voi potete essere bravi tecnicamente tantissimo, ma se trovate un sito web su cui non c'è niente, non trovate quelli su cui ci sono i WordPress e i PHP MyAdmin di 3 anni fa. No, perché se i tuoi clienti ci devono arrivare, il nome non deve essere nascosto. Sì, ma allora se quelli sono servizi privati, cioè per i servizi interni, non devono essere esposti. Il tuo problema non è sul nome, è sull'esposizione del servizio.